Salve ragazzuoli, oggi vi racconto The Battle of Olympus. È un gioco che è uscito originariamente nel 1988 in Giappone per NES e poi è stato distribuito in Nord America nell'anno successivo nel 1989 e in Europa nel 1991. Ne è stato fatto anche un port per Game Boy, è stato sviluppato da Infinity per la versione NES e da Radical Entertainment per la versione Game Boy, ed è stato distribuito in Giappone da Imagineer, in Nord America da Brotherbund e in Europa da Nintendo nella versione NES e dalla stessa Imagineer per Game Boy. In realtà questo credo che sia il primo gioco che è stato sviluppato dalla Infinity. Credo che sia, io in questo è un gioco che non conosco assolutamente. È un gioco che molti dicono assomiglia a Castlevania, altri dicono assomiglia a Zelda 2. Comunque dovrebbe essere un side-scroller con elementi di gioco di ruolo, ambientato nell'antica Grecia. Noi siamo Orfeo, che deve salvare la nostra fidanzata, che in questo gioco si chiama Elena, invece che Euridice, che è stata rapita da Hades. Andiamo a vedere un po' com'è. Enter name. Mettiamo come al solito il mio nome. Ah, e possiamo pure dare il nome alla eroina. Ma scriviamo Euridice. Euridi, vabbè. Possiamo scegliere il quadro iniziale? No, solo Arcadia. Vabbè. Ok. Con questo sparo e con questo salto. Sì, ok, assomiglia a Zelda. Entriamo qua dentro, parliamo con questo omino che ci dice: Alex, devi per prima cosa devi andare al tempio di Arcadia per incontrare Zeus. Niente proprio di meno. Ok, vabbè, ho capito. Con questo salto e con questo sparo. Va bene, qui c'è un'altra porta. Ma qui ci sono delle scale. No? Sì, sono delle scale, ok. Andiamo qua dentro. Come si entra? Si tira in alto. E qui ci sta. C'è una leggenda di un uomo che poteva controllare il fuoco usando la bacchetta o Fennel. Il Fennel è finocchio. Vabbè. Ok. Qui c'è un altro signore che dice: cerca lo spirito della foresta nel Peloponneso. Detiene la più forte delle spade. Va bene. Non bisogna mettersi qua e tirare in alto. Ok. Qui c'è un altro uguale che ci dice: dentro la caverna ci potrebbero essere porte invisibili. Buono sapesse. Ok. Qui c'è un altro vecchietto che ci dice: ho sentito che c'è qualcosa di nascosto in alto sugli alberi. Va bene. Però. Ok. Posso salire sugli alberi? No. Ok. Sì, assomiglia molto a... Ercavacca. No, è proprio Zelda 2, vabbè. Ho raccolto un oggetto. Questa, le armi sono la clava e una pallina. Select non fa niente, vabbè. Che ho raccolto qua? Non so che è, forse è l'energia. Entriamo qua dentro. E c'è un altro vecchiardo che ci dice: oh, che ci dice? Ok. Questa strada porta a Argolis, ma con il potere che hai adesso farai meglio a non andarci. Lo so, però non è che c'ho altri posti dove andare. Oppure sì. No, posso andare avanti, ok. Stanno questi mostracci che si buttano dall'alto. Oh, vaffanculo. Qui che c'è? Un altro vecchiardo che ci dice: ah, l'oracolo sta parlando di una persona. Il primo cuore è la prova del suo coraggio. Il secondo cuore è il potere
di distruggere le barriere. Il terzo cuore è l'inizio di una nuova ordalia. Vabbè, non so che cosa voglia dire. Affancuore. Ok, sì, quello ce li dà un pezzettino di energia. E vai a cacare. Se non saltano non li posso colpire. Ok. Siamo qua dentro. C'è una ragazza che ci dice: ho sentito che la bacchetta del finocchio si trova in Attica. Ok. Vedo in alto c'è una specie di mappa. Quindi probabilmente ci stiamo spostando anche all'interno del mondo. Ma vaffanculo. Vai, affanculo. Oh, vaffanculo. Non posso fare l'attacco verso il basso come a Zelda, no. Hanno levato un botto di energia. Ok. Ok, siamo arrivati a un altro villaggio. Ecco, ci troviamo in Attica. No, ma io non volevo entrare qua. No. No, qui mi farei andare Arcadia, no. Ok. Vediamo se qui sopra c'è qualche cosa. C'è un altro omino. Nel Peloponneso il potere di saltare e controllare il fuoco saranno necessari. Ok, quindi sostanzialmente ci dovremo, immagino, potenziare prima di andare avanti. Qui però c'è una casetta. E vaffa. Ok, un po' di energia. Vaffanculo. Sono morto. Continuiamo. Ah vabbè, ci fa continuare da qua, meno male. Qui dentro che c'è? Un tempio? Mi fa uscita questa. Mi fa uscita questa. Sì, è un toro. No, questo è un mostro che non posso sconfiggere sicuramente. Tipo un boss, che? Che? Parapa. Cadè? Sono arrivato da Zeus. Non posso andare avanti, non posso fare niente. Ne dici niente, Zeus? Evidentemente devo raccogliere qualche oggetto o potenziarmi in qualche maniera prima di scontrarmi, di poter parlare con Zeus. Ok. Affanculo. Vabbè, la grafica è carina, insomma, niente di che. La musichetta un pochino ripetitiva. Proviamo ad andare in quell'altro quadro che diceva Attica. Ok. Questo mi spara pure. Ma così mi paro? Io sto così, mi paro? Niente, bloccato. Ma mi spari o no? Ah, vaffanculo, va. Allora, questa ragazza che ci dice: benvenuto nella città di Eleusis. Lungo la strada c'è la città di Atene. Ok, buono a sapesse. Qua sotto si può andare? Sì. Ah, c'è una città molto grande. Si ricordano pure un po' le città di Castlevania 2. Gea è il nome del mostro. Del mostro creato da un grande masso. Ok. Non so assolutamente quello che devo fare, dove devo andare. E che cacchio. Il bambino di mia figlia è stato rapito da un mostro. Per piacere vado ad aiutarla. Sì, andrei pure a aiutare, ma ci stanno questi satiri che... Ah no, posso ammazzare facilmente. E questa chi è? Dato che Gea si è addormentata, la pace è ritornata a Eleusis. Un po' di energia. Un altro tipo. Lo scudo di Atena
è infuso del potere per di respingere le armi dei tuoi nemici. Ah, ok, quindi probabilmente dovremmo prendere questo scudo per poter respingere le frecce dei nemici. Vabbè, c'è un botto di roba da fare qua, però. Usa il potere di Poseidone per attraversare il mare. Ok. E vaffanculo. Ma guarda che bastardo. Vabbè, ok. Continua, che dove fa continuare? Christian. Ok, vabbè, invece di andare qua sotto, adesso proviamo ad andare avanti. Qua che c'è? Adesso ci avevo parlato. Un grande masso è caduto, ha bloccato il passaggio. Va bene, quindi evidentemente qui avanti in passaggio. Se vado qua sotto, muoio, ok. Giustamente. È uno di quei classici giochi NES difficilissimi. Però andate qua, mo. È anche uno di quei giochi che all'inizio non sai assolutamente dove andare. Ma che stronzo! Ma che stronzi! Ma vaffanculo, va. Ok. Proviamo a entrare qua dentro. Caverna. E arriviamo da qualche altra parte. Ah, Christian. Altro vegliardo. Che ci dice? Che ci dice? Ho sentito che c'è un dio in Tia che produce armi eccezionali. Vabbè, ok. Vai, Cristo. Ah, cazzo. Da questi. Altra ragazza che ci dice ci potrebbe essere una palla di cristallo da qualche parte che ti permette di vedere le cose invisibili. Ok. Vabbè, mi sembra un gioco abbastanza complesso in realtà. Il mio nome è Keleos. Stai cercando la ninfa? Ti potrei dire dove si trova se tu mi provi che sei Alex. Come lo provo? Ma che cazzo? Ma vaffanculo. Vabbè. Proviamo a entrare qua. Qui c'è un altro dio, suppongo. Atena sarà. Quindi ci sarà una divinità in ognuno di questi templi e per poter parlare con queste divinità dovremmo raggiungere un certo livello, raccogliere degli oggetti o qualcosa del genere. E cazzo. Però sì, effettivamente ricorda molto Zelda 2. Almeno la parte quella side scroller. Non c'è la parte vaffanculo. Non mi pare che ci sia la parte quella con vista dall'alto. Ma che cazzo. Ora io c'ho 7. Qui posso scegliere le armi, gli oggetti. Vabbè. Non so a cosa servono queste palline. Probabilmente quando ne ho raccolte abbastanza, boh, passo di livello. Se sbloccano degli attacchi, vaffanculo. Ok, no. Che cazzo. Vaffanculo. A cacare. Vabbè, è uno di quei classici giochi NES difficilissimi. Allora, qui sotto già c'eravamo andati.
Prova a mandare qua. Come ci si arriva lì? Devo avere la capacità di saltare più in alto, vabbè. No, voglio entrare qua. Qui ci sono già stato. Chissà dove devo andare. La manata è qua. Ci sono stato qua sopra? Forse sì. Oh, tu sei Alex. Il mio bambino è stato rapito dal vampiro Lamia. Se puoi aiutarmi, ti darò questa bacchetta. Quindi probabilmente questa è quella che possiede la Staff of Fennel. E però per farcela da dovremmo sconfiggere un vampiro. Io non so manco dove sta. E vai a fanculo. No. E va a fanculo pure sulle scale. Qua ci sono già andato, sì. Non so dove andare adesso. E qua già ci sono andato, se non vado errato. Qui vado a parlare con Atena, ma Atena non ci dice niente. Vediamo se adesso con 12 13 palline magari Zeus ci degna della sua parola. Affanculo. Vado per di qua e dovrei ritornare alla mappa, no? Arcadia. Attimo, qui rivado in Arcadia. No. Vabbè, proviamo ad andare in Attica. Io non mi ricordo manco dove stava il tempio. Come mori. Dove stava il tempio di Zeus? Era uno di questi? No. Forse era qua sotto. Basta. Sarà una di queste case qua? No. No. Oh, che cacchio. Ok. Boink, boink. No. 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 Chissà dove stava il tempio di Zeus. Forse stava indietro nel quadro precedente, non mi ricordo. Io vado qua. No. No. Boh, forse stava indietro. Sì, forse stava indietro. Affanculo. Vediamo se riesco a ritrovare il tempio di Zeus. Magari adesso mi dice qualche cosa. Ok, ritorniamo su. Arcadia. Cazzo. No. Ok. Qua sopra che c'era? Niente. Forse era qui oltre, mi sa. Aia, fanculo. Sì, forse era qua. No. Ah, sì, era oltre sto il toro.
Ma sì, spara a Toro, gli faccio qualcosa, un cazzo proprio. Ma mi dici qualche cosa? No, probabilmente devo utilizzare qualche oggetto che ancora non ho trovato. Vabbè, ok, direi che per questo breve video può anche bastare. Il gioco, secondo me, può anche essere... sono quasi morto. Può anche essere interessante, insomma, è chiaramente un clone di Zelda 2. Però, perdendoci un pochino di tempo, adesso questo ci ammazzerà sicuramente. Perdendoci un pochino di tempo, secondo me può anche diventare interessante. Una volta che uno si fa un'idea di quello che bisogna fare, porca vacca, di come combattere i nemici. Peloponneso, ah, c'è un'altra mappa. Vedo dei pipistrelli, quindi forse il vampiro sta qua. Vai, affanculo, va. Ah, non posso passare. Anzi, sono rimasto bloccato. Come faccio a liberarmi? Maffanculo. Ecco. Qui c'è una ragazza che ci dice: fa attenzione alla foresta di Thorns. Se bruci tutte... se bruci tutti le spine appassite, sarei ok. Quindi probabilmente per andare qua abbiamo bisogno del potere del fuoco. Vabbè, direi che appunto può bastare. Insomma, tanto non sto giocando con criterio. Sto andando semplicemente alla cieca. E va a cacare te e questo maledetto ragnatela. Ok. Qui non posso salire, chiaramente, perché ho bisogno del salto. Vabbè, comunque, più avanti di così non posso andare. Non è che posso caricare come a Mario, no? No. Vabbè, ok. Quindi dicevo, per questo gameplay può bastare. Secondo me il gioco può anche essere interessante. E vai a fanculo. Può anche essere interessante. Ci stanno degli elementi di gioco diverso. Cioè, chiaramente, questo classico side-scroller arcade, poi ci stanno elementi di gioco di ruolo, di adventure, di esplorazione, parlare con le persone, raccogliere gli oggetti, risolvere degli enigmi e cose di questo genere. Quindi probabilmente se uno ci perde anche del tempo magari può anche essere divertente, però come in tutti questi vecchi giochi della Nintendo, uno dei problemi più grossi è questa difficoltà veramente proibitiva, che lo rende un gioco che non per casual gamer. Insomma, bisogna impegnarsi, perderci un po' di tempo, fare pratica, imparare come si gioca, e allora forse si può apprezzare. Comunque nel complesso devo dire che è stato abbastanza divertente. Ci vediamo alla prossima, ciao.